È stato uno dei più grandi artisti del Cinquecento, il secolo di Leonardo, di Michelangelo e di Raffaello, il secolo del Correggio, primo maestro di Francesco Mazzola. Nato a Parma e per questo detto il Parmigianino. Parma ora gli dedica una grande mostra in occasione dei 500 anni della nascita. In quel palazzo della Pilotta, che ai suoi tempi rappresentò la roccaforte del potere, ma anche delle grandi commissioni ad artisti, letterati e musicisti. Una straordinaria monografica dal febbraio al maggio 2003 con prestiti dai più importanti musei del mondo. Un lungo viaggio nell'arte di questo maestro del manierismo italiano, di questo pittore dall'eleganza inquieta e per certi versi misteriosa, capace nei suoi capolavori di una grazia peculiare e di una personalissima ricerca coloristica. Parma lo celebra con gli onori riservati ai suoi figli migliori. Dalla Pilotta, sede della grande mostra, alla chiesa magistrale della Steccata, con i suoi affreschi. Lavoro eseguito in più riprese e lasciato poi incompiuto.